E dal Veneto ci spostiamo in Lombardia perché oggi la giunta lombarda, su proposta dell'assessore all'agricoltura Gianni Fava, ha approvato la delibera per chiedere lo stato di crisi per l'agricoltura appunto della regione. Continuiamo a parlare sempre di Lombardia andando a sentire un'intervista ad Ugo Parolo, neo sottosegretario alle politiche per la montagna ed altre deleghe che ci spiega in questo servizio. Ugo Parolo, che è il neo sottosegretario in Regione Lombardia alle politiche per la montagna, attuazione del programma e rapporti con le istituzioni regionali. Ci spiega esattamente quindi qual è il suo nuovo compito, quale sarà la sua funzione? Direttamente dal Presidente Roberto Maroni per attuare una serie di funzioni che sono in capo alla Presidenza regionale. Per la prima volta viene istituito una delega specifica per le politiche di sviluppo e tutela della montagna, non era mai successo in Regione Lombardia, è un segnale forte che il Presidente Roberto Maroni ha voluto dare in questo senso e di questo ne sono onorato. Le altre deleghe che mi sono state assegnate riguardano i rapporti col Consiglio regionale, quindi la necessità di rendere armoniosa l'attività della Giunta con l'attività del Consiglio regionale. Come si sa, la Giunta è deputata a eseguire, a dare esecuzione alle leggi e a promuovere anche le leggi che il Consiglio regionale invece deve approvare. Spesso questi due ruoli sono difficili da tenere insieme, da conciliare, e questo ruolo mi è stato assegnato e anche di questo ne sono onorato. Vi è poi una delega molto importante che riguarda il rapporto con tutto il mondo delle istituzioni regionali, quindi non solo col Consiglio ma anche col sistema delle autonomie. Questo è un momento molto particolare, come è noto a tutti. Si discute ormai da qualche anno sulla necessità di semplificare il sistema delle autonomie a partire dalle province ma anche dai comuni, la necessità delle unioni dei comuni, delle fusioni, dell'unione delle funzioni. Ecco, tutte queste tematiche dovranno essere attentamente valutate. In Regione Lombardia non può aspettare che da Roma si decida qualcosa e nel frattempo rischiare la paralisi del sistema istituzionale amministrativo. Su questi temi stiamo ragionando con il Presidente per fare una nostra proposta. A proposito di questa funzione sua da ponte tra la Giunta e il Consiglio, tra l'altro le comunità montane sono già state convocate in Commissione Riordino delle Autonomie, no? Beh, non solo le comunità montane, sono già state convocate anche le province e anche i comuni. La commissione speciale per le autonomie sta facendo tutte le audizioni del sistema delle autonomie per fare una fotografia della situazione. Lavoreremo fianco a fianco con il Presidente della Commissione per arrivare a una sintesi poi di questa fotografia e per fare una proposta. Una proposta che tenga conto del modello lombardo, che non è il modello che è stato venduto e fatto credere alla maggior parte della popolazione. In Lombardia gli sprechi ci sono ma sono ridotti. Se tutto il sistema delle autonomie nazionale fosse calibrato e amministrato come sono amministrate le autonomie lombarde, non ci sarebbero quegli sprechi che sono stati giustamente denunciati all'opinione pubblica. Si può migliorare, dobbiamo migliorare, abbiamo anche in Lombardia una serie di enti che spesso svolgono funzioni che si accavallano, abbiamo forse anche enti inutili che potrebbero essere accorpati in un unico ente in modo che il cittadino abbia un riferimento chiaro, ma non possiamo parlare di grandi sprechi o di mala amministrazione, quindi questo noi ci teniamo a rimarcarlo. E anzi, la Lombardia è un modello già adesso, ripeto, che se fosse applicato in tutto il resto del paese ridurrebbe notevolmente i costi della pubblica amministrazione e darebbe servizi migliori ai cittadini.